Nel film Pretty Woman, Julia Roberts interpreta il ruolo di una prostituta. E in una scena dice: "Io non bacio sulla bocca". Nemmeno io lo farei, perché il bacio è qualcosa di più intimo, piacevole e sensuale di qualsiasi pratica sessuale. Nei prossimi 4 minuti condividerò con te 4 tipi di baci. Ognuno rappresenta un ingrediente necessario per ottenere quello che io definisco il bacio perfetto. Sei pronta? Iniziamo! Benvenuta, il mio nome è Riccardo ed in questo canale condivido suggerimenti relativi alla crescita personale nelle relazioni. Se l'argomento ti interessa puoi iscriverti spuntando la campanellina. In questo modo ogni volta che pubblicherò un nuovo video, tu riceverai una notifica. Quanto mi piace baciare. Quanto mi piace. Ed allo stesso tempo, quanto mi risulta difficile farlo. Rientro nella categoria di persone che misurano le proprie intenzioni con un bacio. Se mentre ti guardo penso quanto vorrei baciarti, so che è un buon inizio. Se poi, per caso, lo ripeto, per caso, ci baciassimo e mi piacesse, tu lo capiresti, perché continuerei a farlo per ore. E quando dico che ti bacerei per ore, ti assicuro che non è un modo di dire, perché lo farei, anzi l'ho fatto. Ed ogni bacio ti trasmetterebbe quell'emozione che solamente tu sei in grado di farmi provare. Ma se ci conoscessimo e mentre flirtiamo mi domandassi: mi va di baciarla? Questo interrogativo sarebbe sufficiente per farmi capire che per te provo solo attrazione fisica. Il bacio è il termometro con cui misuro il mio coinvolgimento e soprattutto le mie intenzioni. Se anche tu calcoli in questo modo il tuo interesse, ti chiedo di lasciare qua in basso un mi piace. Ogni tanto tiro le somme e mi domando: quante volte ho baciato veramente? E ti assicuro che le dita di questa mano sono sufficienti per tenere il conto. Anzi, avanzano. Oggi lo chiedo a te. Quante persone hai desiderato baciare? E se vuoi, puoi rispondermi utilizzando il box dei commenti qua in basso. Adesso vediamo insieme i 4 tipi di baci che, messi insieme, ci permetteranno alla fine di questo video di dare e ricevere quello che io, considero il bacio perfetto. Ingrediente numero 1. 24.000 baci. Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore vuole ogni istante 1.000 baci, 1.000 carezze vuole allora. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, di un giorno splendido perché, ogni secondo bacio te. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Sono certo che avrai riconosciuto questo testo. Si tratta di 24.000 baci, canzone presentata nel 1961 da Adriano Celentano al Festival di Sanremo. Mi piace questo testo perché nella sua semplicità e bellezza celebra la semplicità e bellezza di un bacio. Mentre lo ascoltavo pensavo: questo è il primo ingrediente per il bacio perfetto. Se ci pensi, baciare è qualcosa di piuttosto semplice. Si tratta di ascoltare la propria anima, i propri desideri e utilizzare questo gesto, il bacio,
per trasmetterli alla persona che abbiamo di fronte. Pertanto, quando diamo 24.000 baci, senza l'urgenza di consumare un rapporto, è perché stiamo vivendo un amore frenetico, appassionato, meraviglioso. E l'unica cosa che desideriamo è baciare, baciare, baciare. E farlo ininterrottamente, perché avere questo uomo o questa donna nella nostra vita ci rende felici. Il bacio è più autentico di una frase d'amore appassionata, poiché a differenza delle parole, il bacio non mente. Ingrediente numero 2. Un bacio è troppo poco. Un bacio è troppo poco per sapere se ti amo. Un bacio è troppo poco per capire veramente se mi piaci, se mi piaci, o invece è solamente simpatia, sia da parte tua che da parte mia. Non ho resistito, ho canticchiato. Un bacio è troppo poco è il 69esimo singolo di Mina, pubblicato nel 1965 su un vinile a 45 giri. Mentre ascoltavo questa canzone pensavo che in effetti un bacio non è sufficiente per capire se ami qualcuno, perché l'amore è qualcosa che va costruito. Ma a differenza di quanto afferma Mina, ritengo che il bacio, o il solo desiderio di darlo, rappresenti il termometro con cui potremmo misurare la temperatura del nostro coinvolgimento. Ti è mai capitato di guardare la bocca di un uomo o di una donna e desiderare baciarla? Il sorriso, il modo in cui si morde o socchiude le labbra, la perfezione dei suoi denti. Tutto diventa una calamita. È qualcosa di irresistibile. Terzo ingrediente. Bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, porque tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Quanto mi piace questa canzone. Ok, tutte le canzoni da cui ho preso ispirazione per questo video mi piacciono, però questa canzone ha un sapore speciale. Sai come la immagino? Mi immagino seduto su un letto dove ho trascorso una notte inaspettata, intensa ed indimenticabile. Lei è sdraiata ed io sono ipnotizzato e non riesco a toglierle lo sguardo di dosso. Sono incapace di alzarmi, perché consapevole che quello potrebbe essere l'ultimo momento insieme. Troppe incertezze, difficoltà, differenze, per pensare che tra noi possa esserci più di una notte di passione. Questa consapevolezza mi porterebbe ad avvicinarmi per darle un ultimo bacio. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ogni bacio dovrebbe avere il sapore della passione, del desiderio e dell'addio. Ingrediente numero 4. Lungo bacio, lungo abbraccio.
lungo bacio, lungo abbraccio fra noi, la ricerca di qualcosa di più. Lungo bacio, lungo abbraccio fra noi. Dimmi solo adesso dove sei tu. Ma chissà di chi sei, in che cielo ti rotoli tu. Per me tu appartieni già ad una strana divinità. Questa bellissima canzone di Pino Mango è datata 1984. Ogni volta che l'ascolto penso e ricordo. E lo sai cosa ricordo? Gli abbracci. Prova a ricordare i tuoi baci più belli. Probabilmente non si limitano alle labbra, alla bocca o alla lingua. Ma quando desideri un uomo o una donna, tu lo accarezzi, lo tocchi e soprattutto lo abbracci. Perché quando tu la baci appassionatamente, senti una voglia irrefrenabile di stringere tra le tue braccia questa persona. Viva gli abbracci! Numero 5. Il bacio perfetto. Siamo arrivati alla fine di questo video ed è arrivato anche il momento di condividere con te quello che a mio parere si può considerare il bacio perfetto. Sono d'accordo con te, non esiste un bacio perfetto. Ridurre tutto questo a un protocollo per me è una follia. Ci sono baci perfetti per ogni situazione. C'è il bacio dell'amore, c'è il bacio della passione, c'è il bacio dei saluti, c'è il bacio del desiderio. Ce ne sono veramente, veramente tanti. Per me il bacio è come un quadro, anzi, è come una canzone, perché va interpretato. Per questo motivo ho deciso di lasciarti la mia idea di bacio perfetto con una canzone, quella canzone che meglio lo rappresenta. E poi sarai tu a dare la tua interpretazione. Se vuoi scoprire come mi piace baciare, puoi andare nei commenti dove troverai un link ad una canzone che attraverso testo e melodia riesce a spiegare un'emozione che io non sono in grado di trasmettere con delle semplici parole. Ed io invito anche te a farlo. Lascia un commento con il titolo oppure il link ad una canzone che per te rappresenta l'idea di bacio perfetto. Sono curioso di leggerla e ascoltarla. Se il video ti è piaciuto, mandalo ad un'amica. Se vuoi, puoi lasciarmi un mi piace. Inoltre ti ricordo che qua in basso su YouTube c'è l'opzione grazie. Basta cliccare su grazie e puoi fare una donazione a questo video ed a questo canale. Ma adesso sono io a ringraziare te. Grazie, grazie mille per avermi accompagnato fin qua. Io ti mando un abbraccio e noi ci vediamo